Allora, abbiamo lasciato le nostre melanzane, ora sono cotte, diciamo, a funghetto, che possiamo dargli una definizione. E adesso ci mettiamo passata e pelati di pomodoro. Pomodorini, io l'ho messi ieri sera a insaporire. C'è il sale, l'olio extravergine e l'origano calabrese. E l'origano, perfetto. Così un mix tra Sicilia e Calabria. Perfetto, ma l'origano c'è anche in Sicilia, quindi alla fine. Intanto le rape che avevamo lasciato sono cotte, le avevi ovviamente lessate prima le rape. Perché... appena appena, sempre nella solita padella, poi le ho levate, ci ho aggiunto il resto e poi ce l'ho rimesse. Perfetto. La cosa particolare è che in queste rape c'è l'aglio ma non c'è il peperoncino, ma va bene lo stesso, perché noi siamo... chi vuole se lo mette a tavola. Dalle cassette siamo fatti così, ecco, perché ad esempio nel castagnaccio ci mettono il peperoncino, nel... scherzo, non è vero, nel castagnaccio non ce lo mettono il peperoncino. Però ci stanno pensando. Come penso l'idea? Ecco, poi una delle altre cose particolari... stanno per preparare, non ci prendiamo dei meriti che non sono nostri, le hamburger alla griglia, però sono hamburger vegetariane. Di cavolo verza, quindi sono hamburger toscani, pistoiesi, perché cavolo verza viene probabilmente da Val di Bure o da quant'altro. Da Ponte Lungo, perfetto. Quindi vi si mangia di tutto, si beve anche, perché ovviamente in cucina il vino non deve mancare, uno perché va a finire nel soffritto, però qui mi sembra che nel soffritto ce ne vada poco. Guarda, sono lì quelli del soffritto. Perfetto, quelli del soffritto sono là e quelli sono quelli dello chef, anzi delle chef. Allora, noi salutiamo il nostro sugo con le melanzane. L'ultimo sguardo a questo piatto appetitoso.